tutti i nostri telespettatori, ben trovati a Blog TV, un altro appuntamento, un altro ospite. Saluto subito l'onorevole Nello Musumeci che è venuto a trovarci. Grazie, buonasera. Grazie a lei per essere qui, ben trovato. Grazie. Ci siamo visti in campagna elettorale effettivamente l'ultima volta da candidato presidente, oggi ci vediamo anche in un'atmosfera più rilassata, se così possiamo dire. Cosa ha fatto in questo periodo, onorevole? Intanto ho raccolto le olive in campagna perché stavano cadendo a terra, io di solito li raccolgo alla fine di ottobre ed invece per la campagna elettorale ho dovuto rinviare di una settimana. È anche un'occasione per aggregare amici, per stare assieme in famiglia, una scampagnata, ecco, nel senso vero della parola, e ho fatto un po' di olio uso familiare. Poi mi sono riposato alcuni giorni, mi sono dedicato a qualche lettura, ho rimesso in ordine le carte, i giornali e al tempo stesso mi sono ricaricato. E ora si parte, si comincia per fare quello che i siciliani hanno deciso si faccia, la opposizione e quindi il controllo. In attesa dell'insediamento ufficiale all'ARS, poi lì si inizierà subito a lavorare, no? Ma io già ho cominciato a lavorare, in questi giorni sono stato in giro per la Sicilia e ho attraversato il lungo e il largo la provincia di Ragusa, che è quella dove il centrodestra ha perso in maniera più evidente e clamorosa. E nei prossimi giorni incontrerò la classe dirigente catanese e poi andremo ad Agrigento, a Caltanissetta. Il lavoro politico è già cominciato e in attesa poi dell'insediamento del Parlamento regionale, dove naturalmente lavorerò per guidare il mio gruppo di opposizione, la mia lista che ha avuto 5 deputati e naturalmente per servire gli interessi non soltanto dei cittadini catanesi che mi hanno eletto deputato, ma anche di tutta l'isola che vivrà e si affaccia su una stagione certamente drammatica e difficile, ma questo credo che sia nelle previsioni e purtroppo non riguarda soltanto la Sicilia. Parlando di Ragusa, mi ha ricordato una recente intervista che ho letto realizzata all'avvocato Enzo Trantino, che ha detto, parlando appunto del voto e analizzando un po' le motivazioni per cui la coalizione vostra non è riuscita ad arrivare alla presidenza della regione, ha detto: a Catania e Palermo siamo stati forti, ci hanno votato ed è stata anche una bella campagna e ci hanno aiutato, nel resto della Sicilia no, ognuno tirava acqua al proprio mulino, parlando degli altri deputati, degli altri aspiranti comunque alla deputazione, e quindi per questo abbiamo perso. È così, lei che l'ha vissuta personalmente? Dottoressa, io sono un guerriero, vengo da una cultura politica che mi ha consentito e ci ha consentito la educazione ai valori e al rispetto degli altri. Quando si vince il merito è di tutti. Quando si perde, la responsabilità è di una sola persona. Io non sto qui ad evidenziare a lei e agli amici che ci seguono da casa quali possono essere stati i motivi della sconfitta. Può farlo alcuni, tranquillamente. No, è una questione di riguardo. Trantino, l'onorevole Trantino, persona per bene, riferimento morale e politico della mia comunità, ne ha elencati alcuni nella intervista ad un blog siciliano. Io le dico che la responsabilità è soltanto mia, ecco, al di là delle possibili cause interne ed esterne, sono stato educato a questo tipo di comportamento. Si è perso? Bene, la responsabilità è mia e me l'assumo per intero. Parlare della coalizione, dei partiti che mi sostenevano, delle vicende di Berlusconi, delle vicende della Lazio, possono essere argomenti che magari affronteranno altri. Anche perché sono tutti in capo al PDL, non è il suo partito. Ma io non voglio pronunziarmi in questo senso. Diciamo che la responsabilità è mia e andiamo avanti
per la nostra strada e come tutti i guerrieri si cade e ci si rialza. Visto che sua la responsabilità, potendo tornare un tantino indietro, cambierebbe qualcosa della sua campagna elettorale, di un qualcosa che ha caratterizzato questo periodo, cambierebbe? Sì. E assumerei una condotta nei confronti dei partiti alleati molto più rigorosa. Ecco, non mi faccia dire altro, è andata, devo ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e che hanno creduto nella mia battaglia, oltre mezzo milione di siciliani hanno votato per me. Voglio ringraziare i candidati della lista Musumeci, ma anche i candidati delle altre liste, del PDL, di Cantiere Popolare, di Alleanza di Centro, i volontari, gli avversari che pur essendo collocati in altre aree politiche hanno ritenuto col voto disgiunto di sostenere il mio impegno. Ecco, ringrazio tutti, la responsabilità è solo mia ed io me l'assumo per intero, naturalmente, poi magari ci sarà tempo per chiarire che cosa non è andato, ma non lo faremo pubblicamente, lo farò io con i miei amici, con i miei stretti collaboratori. Però sono contento non soltanto perché sono stato eletto deputato nella mia provincia, io ho diritto ad essere deputato regionale perché arrivato al secondo posto, lo prevede la legge, ma come lei sa ero anche candidato capolista in provincia di Catania per evitare la dispersione di voti, essendo la mia lista chiamata Musumeci come la stessa lista di coalizione, per evitare voti annullabili abbiamo deciso di porre lo stesso la mia candidatura. Gli elettori della provincia di Catania, che sono stati come sempre i più generosi anche in questa occasione, mi hanno eletto deputato, quindi io sono due volte deputato, naturalmente rinuncio per la provincia di Catania a favore del primo dei non eletti, che è il segretario del mio movimento politico, l'avvocato penalista Gino Ioppolo, che torna al Parlamento regionale perché c'era stato dal 2001 al 2006, persona per benissimo, meritava questo risultato, sono contento per lui. La provincia di Catania quindi esprime sostanzialmente due deputati della destra che saranno i deputati di riferimento anche per chi di destra non è. Per chi crede nelle cose giuste, per chi crede nella buona politica, per chi crede nell'impegno antimafia, non quello predicato ma quello praticato, per chi crede che bisogna lavorare in questa regione per risalire la china. Sarà difficile perché la regione è un problema nel problema, come lei sa, e secondo me la coalizione che ha vinto è un problema nel problema regione, che a sua volta è un problema nel problema Sicilia. Sì, adesso voglio anche sapere da lei appunto cosa pensa del neo governatore, però prima tra le cause non abbiamo menzionato, non so se lei la ritiene una delle cause, anche il ritardo con il quale si è deciso sul suo nome per quanto riguarda la coalizione. Può essere stata anche quella una causa che non ha fatto forse conoscere abbastanza bene il suo nome lì dove non lo si conosceva, o non gli ha dato il tempo di potersi preparare ad affrontare un impegno come quello di candidato alla presidenza, quindi non stiamo parlando di una carica più semplice da affrontare. Dottoressa, se dovessimo elencare le possibili cause della non mancata, ce ne andremmo da qui. Della mancata vittoria, dovremmo restare qui qualche oretta. E sarebbe anche di cattivo gusto, per le ragioni che le ho appena detto, inutile cercare alibi, inutile cercare scuse. Si è perso e la colpa è mia, basta. Poi sappiamo io e lei e qualche altro che non è così o che non è del tutto così. Ma è normale che la posizione ufficiale sia questa. Ecco, potrei dirle che una delle cause è il fatto che il centrodestra per 3 mesi ha continuato a perdere tempo, il centrodestra, soprattutto il PDL e Cantiere Popolare, alla ricerca di un candidato. Poi si è arrivati a me nella seconda metà del mese di agosto, quando già i candidati della sinistra erano in giro da un paio di mesi. Certo, avessimo avuto più tempo
avremmo conquistato più piazze. Io ho fatto centinaia di comizi, facevo da 5 a 700 km al giorno, percorrevo. Sono stato soprattutto nella Sicilia occidentale, dove ero, come lei giustamente sostiene, meno conosciuto, tant'è vero che a Palermo siamo arrivati pari, io e Crocetta, eppure partivo svantaggiato di 7 punti. Ma nell'ultima settimana? Nell'ultima settimana in totale mi sono dedicato a Palermo e abbiamo avuto un risultato di parità sostanzialmente. Avessi avuto più tempo sarei andato nell'Agrigentino, nel Nisseno, nella provincia di Trapani, ma è andata ormai, è andata. La campagna elettorale e guardiamo è al finita futuro. E quindi chi vince governa, chi perde controlla, e il mio compito è quello di controllare l'operato di chi ha vinto la campagna elettorale. Mi parli un po' di Crocetta, questo approccio di Crocetta alla regione, il suo arrivo, ha sbandierato subito legalità, questi primi nomi di assessori, l'ufficio stampa per il momento azzerato in attesa di mettere altri giornalisti, 4 giornalisti contro i 21 posizionati da Cuffaro, il vecchio presidente, quindi poi mantenuti da Lombardo. Un po' in generale di questa situazione, che ne pensa? Beh, io intanto del mio avversario Crocetta, del comunista Crocetta, perché del mio avversario il comunista, però comunista... Partito dei comunisti d'Italia. Però i comunisti avevano un altro riferimento per queste elezioni, lui è stato il candidato del PD. Scusi. Mi corregga se politicamente sbaglio, però i comunisti italiani erano... Crocetta, prima per Fava, poi... Forse lei non è informata. Crocetta è stato per anni esponente del partito dei comunisti d'Italia. Infatti, sto parlando di adesso. Adesso è un comunista del PD. Ho capito. Stiamo parlando di storia, di cronaca. Non c'è nulla di nuovo. No, ma mi stavo riferendo alle ultime elezioni. Il PD è formato da ex democristiani e da ex comunisti. Crocetta appartiene agli ex comunisti, dico, niente di male, è il secondo comunista. No, non è sicuramente un insulto, almeno me. Ma per quanto mi riguarda, io la mia vita è alternativa ai comunisti, però ho grande rispetto per tutti, per carità. E quindi? Il comunista Crocetta, dicevo, è stato al centro dell'attenzione in campagna elettorale, come lo siamo stati tutti gli altri candidati. Hanno fatto una sorta di vivisezione i miei avversari, cercando il pelo nell'uovo, non l'hanno trovato in me, tant'è vero che nessuno ha contestato personalmente la mia candidatura. Io quello che avevo da dire su Crocetta l'ho detto in campagna elettorale, senza insulti, senza ingiurie, senza diffamazione, a differenza invece di quanto ha ritenuto di fare lui. Cosa ha detto su di lei? E qualche altro avversario. No, ma ormai la campagna elettorale è finita, niente... Niente di sostanzialmente rilevante, anche perché sul mio conto mi consente, non c'era e non c'è nulla da dire. Invece io credo che, come in ogni matrimonio, oggi Crocetta è in luna di miele, e quando si è in luna di miele la coppia si ama, si fanno faville, scintille. Ecco, Crocetta è in luna di miele. Quando finirà la luna di miele, quando comincerà la stagione del governo, poi ci confronteremo e ci guarderemo in faccia. Per ora cosa vuole che faccia? Proclami, annunci, da questa a quell'altra televisione, buoni propositi. Però show. I giornalisti sono davvero in stato di agitazione, il CDR ha annunciato lo stato di agitazione lì a Palazzo d'Orléans. Ma questo è normale perché... Ma lei che avrebbe fatto? Avrebbe anche lì deciso di tagliare un po' i costi, 3 milioni, oltre 3 milioni di euro l'anno? I costi non sono quelli della stampa. Io avrei utilizzato quei giornalisti a disposizione dei 12 assessori, li avrei impegnati, premesso che sono in tanti i giornalisti assunti con quel criterio dal governo Cuffaro. Ciò premesso, c'è un dovere di informazione che la legge assegna e consacra agli amministratori pubblici e quindi anche al governo regionale.
avrei spalmato quei giornalisti sui 12 assessorati invece che consentire agli assessori di acquisire ognuno il proprio addetto stampa, cosa che qualcuno ha già fatto e qualcuno farà nei prossimi giorni. Quindi non avrei creato ulteriori disoccupati senza aumento di spesa, perché in ogni caso la spesa storica è già consolidata, quella a sostegno dei giornalisti. Non lo dico da giornalista pubblicista, ma lo dico perché lei mi ha chiesto cosa farei, cosa avrei fatto se fossi stato al suo posto. È chiaro che il problema è legato ad una serie di costi. Cominciamo da quelli degli assessori, per esempio. Sì. Crocetta non era contento dei 90 deputati, ma adesso ha stabilito che bisogna erogare altri 12 stipendi. Perché un assessore esterno è uno stipendio a parte. E quindi siamo a 90 più 12, 102 stipendi, 102 emolumenti. Però se avesse scelto un onorevole, da poi un lato, ci sarebbe stato un subentro, quindi un ulteriore. Va benissimo, intanto il costo è inferiore se avesse scelto un deputato interno. E poi, se mi consente, serve una legge che ridimensioni l'emolumento a favore dell'assessore, esattamente come serve una legge che deve ridimensionare l'emolumento a favore del deputato. Lei la voterebbe allora? Io l'ho proposta. Sì, da deputato. Io l'ho proposta e la proporrei in campagna elettorale, qui in questo studio, credo di aver proposto la riduzione dell'emolumento a favore del Presidente della Regione, la riduzione del fondo a favore dei gruppi parlamentari e la riduzione degli emolumenti a favore dei deputati regionali. Quindi non soltanto sono per questo tipo di iniziativa, tre iniziative, aggiungerei la quarta, che è la riduzione dell'emolumento a favore dell'assessore. E siccome io sono per la bellezza della politica e sono contrario ai governi dei tecnici, a cominciare dal governo Monti, che prima andrà a casa e meglio sarà per l'Italia, io credo che non ci sia assolutamente bisogno di dover mettere su un governo regionale con 12 assessori esterni, 12 assessori cosiddetti tecnici. Si poteva benissimo fare ricorso alla politica, alla buona politica, quella di qualità, a quella onesta, a quella trasparente, che è quella per la quale noi dobbiamo lavorare, facendole riacquistare autorevolezza. E secondo lei i partiti che hanno sostenuto Crocetta inizieranno a scalciare PD, UDC, perché penso che vorranno anche la loro parte? Ma perché lei ha così tanta fretta? Perché non aspetta qualche settimana, dottoressa? Perché poi così potremmo dire, l'avevamo detto. Ma aspetti qualche settimana e si renderà conto di quello che accadrà alla regione siciliana. La risposta me la sta dando, quindi. Qualcuno mi chiede, ma... per fortuna... Ma siamo qui a dare opinioni, non costruiamo leggi qui, per fortuna. I telespettatori sono persone che hanno il palato fine. Sì, è vero. Crocetta è stato sostenuto dall'UDC. L'UDC, come lei sa, ha governato assieme a Lombardo negli ultimi 3 anni e ha governato anche prima col PDL. Sì. È uno dei partiti responsabili dello sfascio della regione siciliana. Il Partito Democratico ha governato la Sicilia, la regione, fino a 15 giorni fa, assieme a Lombardo. Lei mi vuol dire qual è la novità di Crocetta? Non ho bisogno di rispondere. Poi vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quello che accadrà. Qualcuno mi chiede, ma voi che tipo di opposizione farete? È chiaro che per quanto mi e ci riguarda, quelli del mio gruppo, noi faremo un'opposizione responsabile, nel senso che noi vorremmo che la regione potesse uscire fuori dal tunnel, anche se siamo seriamente preoccupati che questo difficilmente potrà accadere. La nostra sarà un'opposizione senza pregiudizi. È chiaro che non siamo abituati a dire sempre no, anche quando c'è da dire sì, ma staremo molto attenti e vigili perché le iniziative che noi riteniamo non siano utili
ad un processo di crescita, di ricambio e di inversione di tendenza per la Sicilia troveranno la nostra ferma opposizione, il nostro irriducibile no. Noi saremo una opposizione attenta e scrupolosa, senza pregiudizi, senza partito preso, ecco. Però nessuno si illuda che noi potremo accettare di partecipare al mercato delle trattative, mercato che purtroppo mi risulta essersi già aperto in questi giorni con una serie di contatti fra il governatore Crocetta e alcuni parlamentari. Per esempio? Non le faccio i nomi. Se lo dice vuol dire ma neanche il partito. Le ho accennato a un fenomeno di malcostume politico. Non è necessario fare i nomi. Quando lei vedrà all'insediamento del Parlamento chi avrà fatto il salto della quaglia, chi da una posizione sarà passato all'altro, chi da un gruppo sarà passato all'altro, chi da una lista sarà passata a un'altra lista, saprà anche i nomi. Io le posso solo dire che già è cominciato a Palermo il mercato, il toto deputato delle vacche grasse, ecco, perché ognuno di noi, dei 90 deputati, ognuno di noi ha un prezzo. È chiaro, ognuno di noi ha un cartellino segnaprezzo. C'è chi lo espone e c'è chi non lo espone. Lo espone chi partecipa al mercato. Noi, ed io in modo particolare, credo di essere fuori commercio. Ma che mi dice invece degli altri candidati? Sono spariti tutti quanti, tranne, credo, cancellieri del Movimento 5 Stelle, che ho qualche dichiarazione, ecco, nel dopo elezioni l'ha fatta, naturalmente era anche contento, no? Il Movimento, il primo partito in Sicilia, si è classificato, gli altri sono totalmente spariti, non so, la Marano, non l'ho più vista, Miccichè, che fine ha fatto Miccichè? Lei l'ha visto? Non è un tema, no, non è un tema che mi appassiona, io sono seriamente preoccupato perché ho visto già nei giorni scorsi quanta rabbia ci sia nella protesta dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro nella piazza del Parlamento regionale, gli scontri con le forze dell'ordine. È questo che mi preoccupa, al di là di quello che fa la Marano o Miccichè o Cancellieri, non mi interessa. Auguri a tutti, buona fortuna. Io sono seriamente preoccupato perché si prepara una stagione davvero difficile e questa stagione di costante e continua vertenza nel mondo del lavoro non lascerà immune anche la realtà catanese, dove il precariato raggiunge cifre ormai impressionanti, si parla di oltre 10.000 unità lavorative, dove l'incertezza sul futuro ingombe su tante ancora aziende grandi e medie, dove la moria di piccole aziende è un dato, resta un dato costante, e questo è quello che mi preoccupa, ed io vorrei davvero che la politica potesse riacquistare la forza e la credibilità per poter prendere le redini in mano e toglierle al potere finanziario, al potere delle banche, alle lobby internazionali, perché guai a dover riproporre un ritorno del governo Monti. Significa la delegittimazione totale e persino irreversibile della politica. Monti non so se ha avuto un ruolo e una funzione nei mesi passati, a distanza di un anno nulla è cambiato. I parametri sono rimasti negativi, persino lo spread si affaccia continuamente con la sua minaccia e la credibilità dell'Italia nei mercati internazionali è rimasta precaria, aumenta il tasso di disoccupazione, diminuisce il potere d'acquisto dell'euro, il processo recessivo non si è assolutamente bloccato. E nel frattempo l'Italia si è ritrovata sotto una pressione fiscale che ha costretto milioni di italiani a pagare tasse anche quando non potevano pagarli, e di fatto la situazione finanziaria e economica è rimasta pressoché immutata, con un aspetto sul piano sociale che rende sempre più evidente la differenza fra
chi sta bene e continua a stare bene e chi sta male è la maggioranza e continua a stare male. E questo è quello che mi preoccupa ed io vorrei che il governo regionale fosse nelle condizioni di varare una serie di misure che possano consentire alla Sicilia di tamponare questo processo recessivo, altrimenti, altro che lo show di Crocetta, altrimenti noi ci troveremo la gente sotto tutti i palazzi pubblici. Onorevole Di Monti, di politica nazionale, voglio parlare con lei, però dopo la pubblicità, adesso dobbiamo fermarci soltanto qualche momento, diamo la linea alla pubblicità, subito dopo torneremo qui con l'onorevole Nello Musumeci, a tra poco.